Oggi ho avuto notizie dal mio amico Filippo e durante il viaggio ha avuto una storta e si è fatto male a una caviglia abbastanza in modo grave. Si è dovuto fermare 2 giorni in più a Pisa, la tappa, l'ultima tappa Pisa, e si è fermato 2 giorni in più, è andato da un medico. Si è fatto visitare, controllare con la lassa tutto quanto e mi ha fasciato la caviglia. Ovviamente, come tutti quelli che si fanno male, si deve fermare, ma lui non lo farà. È motivato ad andare avanti e continuerà imperterrimo nella sua lotta. Pisa, la torre di Pisa. Sono in compagnia con il signor Antonio dell'ostello Pisa Tower. Pisa, che è gentilissimo, gentilissimo, mi ha fatto anche tra l'altro un grande sconto, grazie sempre, grazie. E si è proposto di accompagnarmi in ospedale, ma oggi non me la sento, vediamo domani, mi fermo tanto domani ancora. Se domani dovessi continuare così, il signore mi accompagna in ospedale e io la ringrazio. Purtroppo, le attese sono lunghissime. Ah. Se uno non va per un'emergenza conclamata, sì. Le attese sono lunghissime. E quindi ti accompagno, poi vado via, poi magari devi andare in mezzo, così si trova. Ah, ok, va bene. Grazie, grazie mille. Un saluto dal signor Antonio. Aia, mi spiace che ci sia stato questo contrattempo. Ah, fa parte del percorso. In teoria dovrei fare 10 giorni. Mi fa male. Non ti fa male? Qui? Mi stringe un po'? No, no, mi fa proprio male il piede lì. Questa zona qui? Sì. Ma questa parte qui, no, questa che è senza della luce fa parte della distrazione. Allora, appoggi pure un attimino a terra, appoggi. Poggi pure il secondo punto, Questa allora la tengo 4 giorni. 4 giorni e poi la può togliere, okay. La può tagliare tranquillamente. Qui sopra ci può fare direttamente il ghiaccio. Ok. Ora le faccio vedere la cavigliera che deve comprare. Sì. Purtroppo in ospedale non ce le forniscono. Questa cavigliera le permette di camminare, mi raccomando, veramente mi raccomando, a ridurre il numero di chilometri, eh? Ok. Se non le dico di fermarsi, però almeno di fare qualcosa di più compatibile con questo dramma. Può rimettersi, scusi, può rimettersi. Vabbè, non voglio ripetermi perché devo averlo già detto. Ma Filippo si è fatto male, dato l'ospedale mi hanno detto di fermarsi. Ha chiamato, me l'ha detto, io gli ho chiesto qual è la sua decisione, cosa ha deciso di fare se si ferma, finisce tutto lì. E lui mi ha detto: non mi fermerò mai, non mi fermerò mai. È un uomo che mi dice così, cosa devo pensare? Intanto Filippo è un uomo di parola, ha preso questa missione dentro il suo cuore per aiutare i bambini malati e comunque chiunque abbia bisogno di lui, e non si fermerà mai, credetemi, non si fermerà mai.
rispetto che io, il rispetto che io ho per questo uomo è grandissimo. E quando fa queste cose, credetemi, non ci sono parole. Un uomo da ammirare, un uomo da seguire. E voi ragazzi, seguitelo veramente questi video, perché è un uomo che merita. È un uomo che merita. Filippo, ha le radici forti come questo albero. Non si fermerà mai. Buongiorno, buongiorno Loreto, sono stato al pronto soccorso ieri, mi hanno dato 15 giorni di prognosi per una slogatura al piede che ora ti faccio vedere. E di conseguenza mi hanno detto di star fermo 15 giorni, ma non è possibile per il fatto che 15 giorni per me sono tanti, devo rientrare anche per i primi di giugno in quanto devo iniziare la stagione. E quindi mi sono fermato giusto 3 giorni, sono già tanti, quindi domani parto di nuovo e prossima tappa è Livorno. Faccio questo per i bambini autistici e gli invalidi, in quanto questo bambino si sposa con la mia iniziativa, una malattia rara che prende un bambino su 1 milione non curabile in Italia, di conseguenza non mi posso fermare. Ti auguro una splendida giornata a te e a tutti quelli che stanno ascoltando questo video. Ciao, un abbraccio. Come questo albero che dà la vita, tu, Filippo La Rocca, dai vita ai sogni dei bambini. E il sogno di Mattia è vivere.